Tra le novità di quest'anno anche il timore del maltempo su Santa Rosa. Processione ridotta questa sera per il suo cuore a causa della minaccia di pioggia nel primo pomeriggio. Niente corteo storico, la processione è stata limitata al gruppo dei facchini che ha portato la reliquia dalla Basilica di San Lorenzo al santuario dedicato alla Santa dei Viterbesi. Non avevo dubbi che non avessi voluto. Santa Rosa assiste sempre i suoi fedeli, perciò. Intanto è alta la tensione delle forze dell'ordine a Viterbo. Con un vertice in questura si sono definiti i dettagli del dispositivo di sicurezza in occasione del trasporto della macchina di Santa Rosa. L'allerta rimane altissimo, anche se non ci sono segnali particolari per Viterbo. Quindi, così come abbiamo stabilito nel Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, abbiamo posto in essere controlli con barriere antisfondamento, metal detector che verranno utilizzati durante l'afflusso, e chiediamo un piccolo sacrificio alle persone, sicuramente si formeranno magari delle file, ma questo lo facciamo nel loro ed esclusivo interesse. Nelle piazze lungo il percorso poi quest'anno non ci saranno più le gradinate, solo a Piazza del Plebiscito trova posto una grande pedana con delle sedie. Abbiamo reso libere le piazze in modo tale che i cittadini possano affluire in maniera più numerosa. È rimasta soltanto Piazza del Comune, che mi sembra giusto per gli ospiti che verranno da tutte le parti del mondo. Siamo al calcio. Ieri...